where'd you be if you had given to protection? Carissimi amici, anche stasera, martedì, riparte la nostra trasmissione di Don Chisciotte e i mulini a vento. Una trasmissione stasera, un incontro un po' particolare, come scoprirete nel proseguo, che tratterà temi che piuttosto scottanti a livello italiano e a livello mondiale. Vorrei, dato così la trasmissione particolare, leggervi una breve preghiera, cosa che non abbiamo mai fatto finora, però penso che sia un iniziare corretto per questa serata. In nome di Dio, il compassionevole e il misericordioso, la lode appartiene a Dio, Signore dei mondi, il compassionevole, il misericordioso, Re del giorno del giudizio. Te noi adoriamo e a te chiamiamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né degli sviati. Amen. Questa breve preghiera che può tranquillamente essere inserita in un contesto religioso cristiano, cattolico, evangelico, è la aprente, cioè la prima sura del Corano. Quindi stasera parleremo con un amico che ci ha concesso una breve intervista sulla nostra emittente. L'amico è Roberto Hamza Piccardo, che è imam di Imperia, è scrittore, editore, è traduttore unico riconosciuto del Corano in lingua italiana ed è nella direzione dell'UCOI, che riunisce una gran parte di musulmani italiani. Vedremo di penetrare questo argomento che per molti è scottante e cercare di darne una dimensione più contenuta, più umana, anche perché il tempo passa e già i registi nei film di fantascienza, specialmente come Blade Runner, scusate, presentano nel futuro una civiltà molto simile a quella islamica. E presento quindi l'ospite, Hamza Roberto Piccardo, che ho conosciuto tantissimi anni fa, quando aveva indetto ad Imperia la prima riunione dei musulmani italiani, e per quell'occasione telefonai per avere notizie più dettagliate. Lui fu gentilissimo allora, come gentilissimo e molto caro anche adesso, e poi abbiamo avuto occasione poi di incontrarci molte volte qua a Bologna presso un caro amico che purtroppo non c'è più, un amico comune, Nabil Bouayoumi, che era l'imam qua di Bologna. Dopo questa breve presentazione vorrei iniziare innanzitutto a passargli la parola, perché adesso l'abbiamo tenuto un attimo in stand by. A te, Roberto. Buonasera a tutti, è sicuramente un grande piacere ritrovarti, Alfredo, e anche in questa tua dimensione di conduttore radiofonico. Sono assolutamente certo che sarà un incontro positivo e che potremo dare qualcosa di buono a tutti quelli che ci sentono. Il futuro dell'Islam, il futuro delle religioni in Italia e nel mondo sarà un futuro piuttosto diverso da quello che ci immaginiamo. C'è stato uno studio della Power Research Center che ha previsto
negli scaglioni degli anni del 2050, 2070 e 2100 gli universi religiosi nel mondo. E ha previsto che nel 2050 l'Islam sarà circa il numero come formerà una popolazione circa come quella dei cristiani, per equipararsi poi al mondo cristiano nel 2070 con una parità numerica, mentre nel 2100 è previsto un grosso aumento dell'Islam e che verrà a superare di molto la numerica quantità dei cristiani. Oggi è circa il 54% della popolazione, nel 2070 sarà il 65% e nel 2100 il 70%. Questi sono numeri certamente che per noi cristiani, o perlomeno per me, disegnano mondi molto diversi da quello che mi immaginavo, anche perché purtroppo siamo fuorviati da quello che sta succedendo adesso e di cui vorrei parlare con Hamza, proprio per sentire il parere in prima persona innanzitutto di un imam, di un musulmano e prima di tutto di un italiano. Vuoi commentare questi numeri, Hamza? Ma io sono sempre molto scettico nei confronti delle statistiche. Hai ragione. Perché poi le statistiche ragionano come se il mondo continuasse così come è oggi. In realtà il mondo è in continua, si muove in continuazione, quindi non possiamo assolutamente pensare che neanche tra 10 anni, figuriamoci tra 50-70 anni, che le dinamiche che danno vita a questi calcoli possono essere confermate in maniera diciamo così a lunga distanza. Quello che posso dire è che sinceramente la quantità non mi interessa. La quantità mi interessa, sarei tanto contento se ci fosse una buona qualità di credenti, sia musulmani che cristiani. La quantità in sé è una logica un po' mercantile che non mi interessa molto. Noi abbiamo una famosissima tradizione, che adesso la abbrevio al massimo, nel quale il profeta mise in guardia i suoi compagni da gloriarsi della quantità, e anche nel Corano c'è un versetto che parla proprio di questo, dicendo che potrebbe essere una quantità ma essere come le bolle della schiuma, la schiuma sull'acqua, le bolle sull'acqua, quindi senza nessuna valenza reale. Ma è vero. Per cui in questo senso qui, insomma, anche se si dovesse confermare questa cosa, sinceramente non è che la vedo in sé come una cosa positiva. Se insieme a una quantità così importante ci fosse anche una qualità conseguente, allora sì che sarebbe una bella cosa per i musulmani e per tutti quanti. Condivido pienamente la tua idea, perché la possiamo anche rivoltare verso la Chiesa Cattolica, questa. Questo discorso che hai fatto proprio c'entra l'argomento. Viviamo in un'Italia cattolica, per forza cattolica, ma quanti sono i buoni cristiani e i cattivi cristiani? È molto difficile da definire. Carlo Martini, che era un uomo sicuramente illuminato, disse: i cristiani in Italia sono una minoranza. Esatto, perfettamente. Quindi voglio dire, non è che non era da parte degli altri razionalisti, era da parte del presule, anche una persona di grande spessore umano, spirituale. Certamente. Ma entrando un pochino così nel dettaglio, la realtà italiana
Io vivo qua a Bologna e c'è una forte percentuale di musulmani e io in un paese Casalecchio, che è Casalecchio di Reno, è a 8 km da Bologna, anche qua la percentuale è piuttosto alta. Anche che, come dicevo prima, valuto la cosa vedendo le donne musulmane coperte dal velo e quindi più facilmente identificabili, cosa che invece con gli uomini è un po' più difficile. E c'è una forte percentuale di immigrati dai paesi dell'Iran, dell'Iraq, via dal Marocco e via discorrendo. Quindi parlami un po' della realtà italiana. Ma in Italia si calcola attualmente ci siano circa 1.800.000 musulmani. I calcoli dell'anno scorso del dossier Caritas, che è uno dei dossier più seri e affidabili, parlava di 1.700.000, oggi sicuramente sono di più. Sicuramente una parte di questi profughi che stanno sbarcando, io li ritengo tutti profughi, anche se c'è questa speciosa differenza tra i profughi e gli immigrati, ma in realtà è tutta la gente che scappa dal suo paese, sempre profuga in realtà. Esatto. Quindi, e sono una buona parte di questi, anzi, probabilmente la maggioranza sono sicuramente musulmani, non tutti si fermano, anzi, la maggior parte cercano di andare in paesi che garantiscono loro maggiori condizioni di accoglienza, migliori condizioni di accoglienza, possibilità di lavoro o in paesi in cui hanno comunque un aggancio, una filiera di parenti, di amici, di connazionali che possono aiutare a inserirsi. E tuttavia sicuramente una parte rimarrà in Italia e questo aumenterà anche la percentuale dei musulmani in Italia. 1.700.000-800.000 persone divisi in quasi una sessantina di nazionalità diverse, le etnie sono sicuramente di più, la maggior parte sono provenienti dal Nord Africa e particolarmente il Marocco, la Tunisia e l'Egitto, poi l'Africa nera, il Senegal e dall'Asia, Bangladesh, Pakistan e Bangladesh, però ci sono minoranze musulmane del Mali, del Senegal, della Mauritania, del Ghana, c'è una piccola ma attiva comunità turca, ci sono i medio orientali, soprattutto siriani, palestinesi, libanesi, un po' meno, e quindi una comunità assolutamente composita che adesso, in questi ultimi anni, comincia a vedere l'affermarsi, l'affacciarsi sulla scena pubblica delle seconde generazioni, cioè, si intende sociologicamente i figli degli immigrati, che si chiamano le seconde generazioni. In realtà sono la prima generazione in Sì, Italia, ragazzi e ok. ragazze assolutamente italiani, anche se hanno un nome che non è nella nostra tradizione culturale o religiosa, comunque la tradizione comune, voglio dire, per cui moltissimi studiano, laureati, si impegnano nelle attività umanitarie, nel sociale, è una situazione in crescita, in movimento, che purtroppo deve scontare oggi tutti i contraccolpi di una situazione internazionale che, non lo sappiamo, dalla fine dall'implosione del sistema comunista nell'est Europa, ha trovato nel mondo islamico il nemico d'elezione e evidentemente poi alcuni fatti oggettivamente tragici che avvengono sull'altra sponda del Mediterraneo non fanno altro che rinfocolare questo tipo di sensazione che diventa spesso islamofobia, intolleranza, cavalcata poi in maniera assolutamente irresponsabile e demente, vorrei dire, da alcuni politici. Questa è un po' la situazione nostra, ecco. Sì, voglio ricordare agli amici che ci ascoltano, che se vogliono fare domande ad Anza Piccardo o a me, o comunque cercare di fugare dei dubbi e delle perplessità, possono farlo attraverso la chat e se il nostro amico Rosario ce le comunicherà in tempo reale.
abbiamo parlato quindi della situazione dentro l'Italia. Ho visto comunque l'altro giorno il bel video che hai messo su Facebook invece dell'Italia dei musulmani autoctoni, possiamo chiamarli, come te, che nasci in Italia, sei italiano doc di Imperia, e invece nel tuo viaggio di ricerca interiore sei approdato tantissimi anni fa all'Islam e hai apportato la tua cultura e le tue capacità di conoscenza della lingua araba a tradurre il Corano in un italiano perfetto. Ecco, la realtà invece degli autoctoni, questo è molto interessante e interesserà molto anche gli ascoltatori, perché quando si parla di Islam e di musulmani la mente va immediatamente ai migranti o comunque a gente che con l'Italia c'entra poco o sono, come hai detto tu, italiani di prima generazione, cioè figli di immigrati che hanno frequentato, sono nati in Italia, hanno frequentato scuole italiane, si sentono integrati nell'ambiente italiano. Invece per proprio gli autoctoni, quelli che nascono e sentono la chiamata dell'Islam dopo essere stati quasi sempre di nascita cristiana, come avviene questo passaggio? È una dinamica molto interessante, studiata dai sociologi delle religioni in particolare, che io osservo ormai da più di 20 anni, da quasi 30 anni, ed è una dinamica assolutamente diversificata, cioè ci sono le vie della conversione sono infinite, come le vie di Dio evidentemente. Le persone si avvicinano per ragioni più diverse. Ci sono quelli che hanno un approccio assolutamente spirituale, quelli che invece hanno un approccio politico, quelli che hanno un approccio di tipo etico. Ci sono veramente moltissimi modi di avvicinarsi all'Islam, e l'importante è che poi all'interno di questi modi ci sia sempre la capacità, la possibilità di vivere il proprio Islam in maniera serena, nella relazione con la società circostante. Questo non è sempre così facile, molto spesso il rifiuto della società determina anche dei fenomeni di irrigidimento, e questa è una cosa molto negativa evidentemente, che però purtroppo scontiamo. Ci sono chi si sente rifiutato tende a rinchiudersi in una specie di ghetto suo, dove stare soltanto con le persone con le quali si sente bene, senza avere contraddizioni, e quindi questo poi praticamente diventa una specie di autoghettizzazione, un isolamento da tutto il resto della società. Poi nasce il fondamentalismo in definitiva. Esatto, e di lì può nascere anche il fondamentalismo. È una fase che credo sia quasi, non dico impossibile evitare, ma è frequente, insomma. Ecco, io vedo che le persone che hanno buon cuore, buona testa, anche chiaramente anche strumenti culturali, perché senza di quelli non si va da nessuna parte, superano questa fase in tempi accettabili. Ecco, cioè io non ho mai conosciuto un giovane o un musulmano, che un italiano che diventa musulmano, che abbia anche buon cuore, buona testa, che rimanga estremista per un certo periodo, anche se poi l'estremismo poi non si manifesta quasi mai in azioni, diciamo, che possono avere un problema per l'ordine pubblico, ma semplicemente magari di intolleranza nei confronti di una società che è diversa da quello che lui vorrebbe che fosse. E come dicevo, ci sono maniere diverse di rapportarsi al divino, a seconda poi proprio del proprio background, della propria storia e tutto quanto. Credo che però nel complesso la situazione non sia molto negativa, nel
senso che vediamo che la comunità sta crescendo in maniera seria, si impegna, studia, cerca di conoscere, scontiamo la mancanza di istituzioni scolastiche serie, che abbiano la capacità anche di dare una formazione a questi nostri fratelli e sorelle che sono tornati all'Islam, come noi diciamo. E tuttavia sappiamo benissimo che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ecco. A questo indubbiamente. Indubbiamente. E il grano matura lentamente, quindi ci vuole la pazienza. E ti capisco perfettamente in questa cosa, perché anche il mio percorso di fede nasce da una situazione similare. Successe a 20 anni, non ero un grande frequentatore di chiese. Onestamente andavo in chiesa più che altro perché mi piace molto leggere in pubblico e leggevo brani del Vangelo durante la messa. Poi un giorno, prendendo in mano i Vangeli, me li sono letti con attenzione e ho scoperto che quello che dicono i Vangeli stride molto con quello che predica la Chiesa Cattolica. E da quel punto lì, dopo aver fatto tantissime discussioni con amici preti che avevo, amici di famiglia che venivano a cena, persone che comunque ho molto amato e rispettato lo stesso, ho detto: questo non fa per me, bisogna prendere un'altra strada. E l'ho intrapresa nell'evangelismo e nel protestantesimo, perché il rapporto dell'uomo con Dio non può passare attraverso nessuna persona, ma solamente un rapporto diretto tra padre e figlio. Quindi capisco perfettamente questa nemesi che succede nelle persone che ricercano la verità. E io passerei anche la palla un attimo al nostro super tecnico Rosario Moreno, per avere così anche da lui un giudizio di quello che abbiamo detto, poi manderemo un piccolo brano. Bene, ti ringrazio Alfredo della parola che mi dai, mi offri questa parola. No, scherzi a parte, no, io essendo una persona che non conosco l'Islam, faccio parte di quella schiera di persone che conosce l'Islam attraverso i media nazionali, che sai bene Alfredo come si comporta, come lo no? presentano. Allora io, da uomo della strada, da ignorante proprio, cioè persona che mi approccio diciamo a questo evento, perché quello che si sente tutti i giorni per televisione con l'ISIS eccetera, noi associamo sempre l'islamismo solamente a questi fondamentalisti, perché l'ISIS credo che facciano parte, come è stato detto, diciamo, come credo di aver capito, di fondamentalisti, cioè se persone che sono chiuse vanno per la loro strada e interpretano la propria religione secondo il proprio stile di vita, il modo di vedere, ma non per quello che cioè, perché credo che si parla della Bibbia per il cristianesimo, del Corano per quanto riguarda l'Islam, e credo che questi libri tendano, essendo dovrebbe essere la parola di Dio, dovrebbero aprire la mente, non fargli mettere i paraocchi. Ecco, allora mi piacerebbe sapere cosa c'entra l'Islam con l'ISIS o con questi gruppi fondamentalisti, perché adesso si parla di ISIS eccetera, però in questi anni si è parlato sempre di tanti gruppi e soprattutto di queste guerre che ci sono, perché è quello che mi preoccupa, perché la religione dovrebbe essere un messaggio d'amore, non di lotta, di guerra, o mi sbaglio? Forse sono io che interpreto male. Affatto, purtroppo la religione è un brand utilizzato sui cinturoni dei soldati tedeschi, c'è scritto God me tunes, sul dollaro c'è scritto In God we trust, e quindi evidentemente è un brand molto comodo a usare poi e strumentalizzare per quello che per ragioni di potere o di economico, politico in generale.
E quello che succede oggi nel mondo islamico è che abbiamo una piccolissima minoranza, perché secondo gli esperti militari non sono più di 10.000 persone in tutto, che sembra che possano fare paura al mondo intero. In realtà c'è un progetto molto chiaro, molto, molto preciso di neocolonialismo, che si avvale di questa minaccia terribile che viene presentata ogni giorno, di questo sedicente califfato, sedicente Stato Islamico, per terrorizzare il mondo. In qualche maniera, dopo la fine del mondo comunista, che la sua implosione, per le ragioni che adesso non è il caso di analizzare, ma l'Occidente si è trovato a dover trovare individuare un nuovo nemico, in maniera da poter dire alla gente: guardate che se vengono questi sono peggio di noi, sopportate le nostre schifezze che sicuramente sono migliori delle loro. Detto questo, non nego minimamente le aberrazioni che individui che portano nomi che sono cari alla nostra tradizione perpetrano nei paesi, particolarmente in Siria o in Iraq. Chi c'è dietro lo possiamo anche sapere, chi c'è dietro, perché sono stati creati, che armi hanno. Ieri un articolo del New York Times, quindi non sicuramente un giornale online di controinformazioni, diceva che tutte le armi dell'ISIS sono armi americane. Allora, chi gliela ha date queste armi? Come gli sono arrivate queste armi? Chi gli ha venduto queste armi? Come pagano queste armi? Gliele regalano, le pagano, sì, vendono petrolio, ma il petrolio non è una cosa che si parte come un sacchetto di diamanti che uno se lo porta in tasca. Il petrolio ha bisogno di mezzi importanti, di trasporto, di raffinazione, di estrazione. Se si può continuare a vendere petrolio e finanziare questa campagna di odio che terrorizza il mondo, in realtà vuol dire che c'è qualcuno dietro, perché fa molto comodo che ci siano questi personaggi, evidentemente. Che poi dopo possano essere attrazione per alcune centinaia o diverse centinaia di qualche migliaio forse di cosiddetti foreign fighter, giovani disadattati, arrabbiati, disoccupati, senza speranza, discriminati nei paesi d'Europa o addirittura a cui hanno mangiato il cervello, ecco, per dirla in parole molto semplici, con una predicazione assolutamente aberrante in merito a quella che invece è quella che dovrebbe essere la predicazione islamica, che è una predicazione di impegno civile, di dono di se stessi nei confronti degli altri, di tutela del creato, eccetera. Ecco, ci possono anche essere questi che sono stati ingannati e poi si trovano in una condizione che, se tornano indietro, li mettono in galera, l'unica speranza che hanno è di continuare lì. Ecco, cioè, da qualunque parte la si guardi è un pasticcio terribile che l'Occidente non sa come affrontare, purtroppo, come per esempio tutta la questione dei boat people, insomma degli immigranti che arrivano nel canale di Sicilia. Noi creiamo le condizioni, noi occidentali in particolare, creiamo le condizioni per fare disastri e poi dopo non sappiamo come risolverli, se non poi creandone degli altri ancora maggiori. Questa è la situazione, purtroppo è così. Cioè, è una fase che dobbiamo attraversare, continuando a testimoniare il bene come possiamo, continuando a condannare senza nessun dubbio e senza assolutamente nessuna comprensione comportamenti che sono aberranti per noi, per la nostra religione, la nostra tradizione, la nostra consuetudine, la nostra etica. Di questi più non possiamo fare, cerchiamo di insegnare a tutti i nostri giovani cos'è l'Islam davvero e cosa non è l'Islam, e questo sicuramente, questi comportamenti che queste persone mettono in atto non sono l'Islam. Ma in effetti, scusami Alfredo, forse ho interrotto. No, anzi. Continua. No, dicevo, ma in effetti io credo che più da condannare, sì, queste persone che interpretano diciamo la religione secondo il loro stile di vita, la loro voglia, perché però io credo che più da condannare loro sia da condannare l'Occidente che per i propri profitti abbia creato questa storia, insomma questa tragedia, perché secondo me è una grande tragedia questa qui. Come gli americani sono dietro, perché abbiamo visto, gli americani stavano dietro a Saddam, stavano dietro dappertutto, insomma, perché il profitto, il dio profitto, è quello, insomma, in cui si crede, no?
Però io, mi piacerebbe che i media nazionali, perché quelli importanti, quelli grossi, no, che trasmettono a livello nazionale, quando, cioè, quando fanno vedere queste, queste scene, no, perché tu, oltre al parlato, loro ti mostrano anche le scene, no, di tragedia, quindi è, quella, è la cosa che poi nel popolo, nella gente comune, è quella che resta più impressa. E quella, dovrebbero contrapporre anche un'informazione diversa, cioè una voce diversa da quella, cosa che si guardano, si guardano bene dal farlo, insomma. Ed è, e allora ecco perché dico che sì, va bene, condanniamo l'ISIS, ma io condanno maggiormente l'Italia, condanno maggiormente la Germania, condanno maggiormente l'Europa, l'America, condanno maggiormente questi paesi che in questi posti sono andati a sfruttarli. Perché poi la povertà, sappiamo benissimo, la, la si può generare, insomma, anche basta, basta, diciamo, fare in modo che un popolo non cresca e quindi siamo a posto, insomma, e ti resta come un bambino. E poi fa breccia nel popolo locale il fatto che sono arrabbiati, incavolati neri contro, contro il mondo intero e quindi si possono alleare con questi gruppi, di eversori, perché io li chiamo eversori a questo punto, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Una, la, guarda, credo che si possa dire che la maggior parte di queste, diciamo, delle truppe che sono, le truppe del cosiddetto califfo, sono di questo sedicente califfo, sono giovani iracheni e siriani disperati che non hanno altra maniera per poter continuare a campare che stare dentro con questa divisa addosso e obbedire agli ordini che gli danno. Poi ci sono un po' di fanatici, come abbiamo detto, che vengono da, da tutto il resto del mondo, che disadattati in generale, e più c'è un quadro, diciamo gli ufficiali, c'è una specie di compagnia di giro che si è formata in Afghanistan al tempo della lotta contro i russi, poi ha continuato nei Balcani, in Balcani, in Cecenia, in, ovunque c'è stato scontro, e ormai sono mercenari abituati a questo tipo di vita e non sanno far altro. Questa è la situazione tragica che abbiamo. E in effetti è così. Ma in questo momento ci sta ascoltando anche un amico dalla Tunisia, vedo collegato. Pregato di scrivere in chat, di fare le proprie domande, insomma. Adam Zappiccardo, anche Alfredo Stori, insomma, come se vuole. Adesso è meglio dar la parola a Adam. Ecco, sì, sì, no. Io direi di soprassedere per quanto riguarda il brano musicale, perché va, è interessante questa spiegazione. Io la trovo molto interessante, che è importante far capire e risvegliare quella coscienza nelle persone, che deve capire che esiste una realtà che è diversa da quella che gli propinano tutti i giorni. Ma indubbiamente bisogna, bisogna leggere, come dico sempre, bisogna non leggere fra le righe, leggere proprio le righe, perché prendere un Corano, io lo so, me lo sono quasi tutto letto, di la verità, e dopo nasceranno altre due o tre domande su questo argomento, e se vogliamo comparare invece il Corano alla Bibbia, indubbiamente adesso nel Corano si parla della Jihad, della guerra santa, e non possiamo negare che l'Antico Testamento presenta delle stragi in mani, distruzione di città, e che più ne ha più ne metta, perché era il popolo di Israele da sottomettere, e il popolo di Israele, quando andava bene, quando andava male, lasciava perdere Yahweh per seguire altri idoli. E infatti viene presentato come un Dio geloso, il Dio dell'Antico Testamento. Anche il Corano presenta guerre, battaglie, ricordiamoci che viviamo nel 600, intorno al 600, in una zona di carovanieri, in una zona di tribù più che altro, e logicamente nascevano sempre delle dispute per le carovane, dispute
per l'acqua, disputi di qualsiasi genere, quindi anche quello è guerra. Però io credo onestamente che la parola Islam, che vuol dire pace, sia stata conservata in tutto lo svolgersi delle 144, se non erro, sure del Corano. 114. Alcune cose, 114. 114, scusa. Quindi nasce questa una domanda, una considerazione. Qua in Italia abbiamo l'ossessione dell'ossessione, giusto o meno, certamente Cristo è morto per noi e grazie a Dio che sia morto per la salvezza nostra, del crocefisso nelle aule, del problema del presepe e del problema di tutte queste sottigliezze che nascono dalla Chiesa cattolica o comunque dalla visione cristiana della religione, che noi vogliamo eliminare per non contraddire o andare contro alla fede islamica. E noi ci rendiamo benissimo conto che viviamo in un paese che è sostanzialmente, da un punto di vista almeno culturale, cattolico e cristiano. Certo. Per cui noi non abbiamo mai chiesto che venga, ma infatti è andato, non abbiamo mai chiesto che non venga fatto il presepe. Abbiamo semplicemente chiesto qualche volta, in maniera anche abbastanza sommessa, no, che non fossero costretti i nostri figli a pratiche religiose trasversali, eccetera. Quando ci avvenne la famosa questione di quel nostro fratello che adesso è morto, che Dio abbia misericordia di lui, che fece tutta quella polemica sul crocifisso a scuola, perché suo figlio andava a scuola e c'era il crocifisso, noi cosa dicemmo? Io semplicemente questo: noi abbiamo sempre spiegato ai nostri figli che per i loro compagni di scuola quella figura rappresenta il profeta Gesù. Ora, noi non crediamo che il profeta Gesù sia morto in croce e pensiamo che sia un profeta, ma tuttavia non è importante per noi adesso ragionare su è stato un profeta oppure un Dio, è morto in croce o è presso Dio, ma che tutti quanti, noi e loro, rispettiamo l'insegnamento che ha dato quell'uomo. Ecco, questo che per noi è un insegnamento che è venuto da Dio, che lui ha trasmesso e ha testimoniato con la sua vita. Per cui, e questa è la cosa che abbiamo sempre detto a tutti, e credo che la stragrande maggioranza dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, ha ragione in questi termini qua. È come se a un certo punto un ragazzino italiano, francese, chissà che, frequenta una scuola marocchina, è normale che al mattino il professore entri in classe e gli dice Bismillahirrahmanirrahim. Cioè, non è, perché la cultura, il paese, eccetera, cioè, bisogna rispettare quella che è la cultura generale. Io preferisco molto anche alcune, diciamo, sbavature confessionaliste che derivano dalla nostra realtà culturale, dalla nostra storia, background, piuttosto che il laicismo francese, che è un'esasperazione della laicità, che non è un integralismo laico, sinceramente. Però posso dire una cosa, io parto da un presupposto che la scuola pubblica, parlo io, che la scuola pubblica è laica, cioè lo Stato è laico, non è uno Stato religioso il nostro. Quindi automaticamente non dovrebbe esserci crocifissi in aula, anche perché io, questa è un... Scusami, anche perché... Dimmi. È vero quello che dici, sono d'accordo con te, sì. Però c'è un background diffuso, non si può negare questo background. No, io non nego background. Essendo una scuola laica non dovrebbe portarla, anche perché questa è una cosa cui credo io,
che non è guardando il crocifisso che mi fa credere in Dio, mi fa pensare che Dio esiste. Sono d'accordo con te. Perché io credo che qualsiasi religione monoteista, no? Dietro ci deve essere la fede, non ci deve essere Esatto. diciamo, un indottrinamento obbligatorio. Cioè, la persona deve cominciare a credere per fede. Hai perfettamente ragione. Anche vediamo il croce, scusami, vediamo il crocifisso che è diventato un gadget per i giovani. Gli assassini mafiosi mostrano catene d'oro con pesanti crocifissi. Quindi vuol dire che non ha più una simbologia religiosa, ma è diventato, purtroppo, è diventato un semplice gadget, un semplice gioiello e via discorrendo. A te, scusami, Hamza, se ti ho interrotto. No, no, ma sono d'accordo con te. Credo che però sono questioni, ogni questione di principio è valida in sé, perché i principi sono i pilastri su cui noi costruiamo la nostra identità e tutto il resto. E tuttavia sono convinto che se noi cerchiamo di andare al di là e vedere la sostanza delle cose, possiamo poi dopo su queste cose qua si troverà una maniera di avere un accordo, accordi, insomma, Certo. di azioni. No, Rispettiamo tutti quanti l'insegnamento, l'insegnamento ad Alpen, l'insegnamento alla pace, il esatto. resto, sì, poi dopo il resto verrà. Amsa, Ma posso ecco, fare dimmi. un'altra domanda? Chiedo scusa, mi sento No, no, carico no, vai, perché vai, vai, vai pure. ne approfitto perché non ho mai avuto il piacere di parlare con un islamista, un esperto. Diciamo del settore, tra virgolette, senza offesa, sai. Carità, grande gioia. Mi fanno vedere molte volte per televisione, oppure quando senti parlare la gente che dici: però tu vieni qua e pretendi che io tolgo il crocifisso, ma io se vengo da te sono obbligato a mettermi una sul burka, come quelle cose che si mettono le donne, eccetera. Vero. Ma è vero tutto questo? Perché io non lo so, non sono mai stato, insomma. Credo due paesi al mondo dove c'è, no, anzi uno al mondo ormai, dove c'è l'obbligo per le donne di portare il velo, che è, diciamo, l'Arabia Saudita, nel senso del foulard, ecco, non il burqa. Sì, non del Ah sì, burqa. scusami. Prego. E in Afghanistan ormai non c'è più naturalmente questo obbligo dopo la fine del governo dei talebani, e rimane anche in Iran, dove è portato in maniera anche molto disinvolta. Sinceramente, io sono stato in Iran, insomma, ecco, le signore hanno il chador, però poi lo portano a metà della testa, hanno i tacchi a spillo, e insomma, sono una cosa un po' così. E sinceramente l'obbligo della copertura è un obbligo spirituale, morale. Poi lo Stato può anche legiferare in questo senso, però la costrizione nella religione non c'è. Il Corano dice proprio l'aikraf iddin, non ci sia costrizione nella religione. Poi naturalmente lo Stato, in base alle sue convinzioni, eccetera, può anche stabilire delle regole che devono valere per tutti, ma quello è dappertutto, insomma. Ecco, In realtà questo è in una fondamentale. donna cristiana in Marocco, in Algeria, in Tunisia, in Libia, in Egitto, in Turchia, in Indonesia, in Malesia, eccetera, sarà mai obbligata a portare Quindi volevo sfatare questa leggenda metropolitana, perché sono cose che, ecco, sempre attraverso i media ce li fanno ascoltare, no? Se sono due paesi, volevi. l'Arabia Saudita e l'Iran. Perfetto, quindi diamo una notizia a tutti i nostri ascoltatori che passino anche parola sotto questo aspetto, perché quando sentono per televisione una cosa del genere, insomma, che chiedano in quale paese, capito? Perché se tu senti per televisione, soprattutto le lotte che fanno, che hanno fatto i leghisti, hanno fatto la Santarchese, ben vi ricordate, no? Sotto questo aspetto, contro le moschee, contro. Diciamo la costruzione delle moschee, l'instaurazione delle moschee nelle città, no? Partiva proprio da questa, e per televisione ci facevano vedere questa, la gente comune, la gente che guarda X Factor, la gente che guarda la soap opera, quando vede questo ti rimane a bocca aperta, dice: oh, guarda.
poi vorrei anche ricordare, non ci dimentichiamo, l'Italia nostra, l'Italia meridionale, soprattutto, io vengo dal sud, negli anni 50-60 le donne non erano costrette a portare un velo in testa? Certo. Ed eravamo sotto la religione cattolica, no? Vi racconto un aneddoto. Quando mio padre prese una piccola casa qua sopra a Casalecchio, andarono a presentarsi dal vecchio parroco della parrocchia del paese, e mio padre salutò il parroco e poi presentò questa mia moglie, la signora Stori, e il parroco, siccome mia madre era a testa scoperta, disse: qua non vedo nessuna signora. Quindi vedi come cambiano le situazioni. Per questo dicevo, vabbè, insomma. Esatto. Benissimo. Volevo introdurre un altro discorso, siamo già alle 22:46, qui potremmo stare tranquillamente fino a mezzanotte a chiacchierare, proprio perché abbiamo tanti dubbi, tante domande, tante cose da comprendere. Il rapporto uomo-donna nell'Islam, che purtroppo dai media e dai giornali vediamo che è un rapporto molto burrascoso. Anche qua a Bologna sono successi tanti casi, alcuni omicidi e via discorrendo, anche se non mi sembra che nel Corano questo sia contemplato, anzi la donna mi sembra che sia molto difesa, sta di fatto che quando fu redatto il Corano, nella prima stesura degli amici del profeta, fu consegnata a una donna, se non erro, Hamza, e non a un uomo. Sì, la figlia di Omar, sì. C'è, voglio dire, purtroppo la violenza nei confronti dei più deboli, siano poi certo, donne, bambini o altri uomini più deboli, anziani, eccetera, è una costante dell'umanità. Certo. In Italia abbiamo avuto decine e decine di casi di femminicidio fatti da persone che non avevano nessuna, sicuramente italiani al 100%, eccetera. Certo. Purtroppo nel mondo islamico esiste anche questo tipo di devianza gravissima che combattiamo in tutte le maniere, che non ha nessuna giustificazione nella religione, ma proprio nell'ignoranza delle persone, dal loro stato di disagio, da chi subisce tutto il giorno dagli altri e poi si sfoga sui più deboli della sua famiglia. Questo senza che abbia nessuna giustificazione per farlo, tutt'altro. Purtroppo questo avviene, è frutto dell'ignoranza, è frutto della maleducazione. Questo purtroppo è violenza, è una costante dell'umanità che sta purtroppo montando, è come la panna, perché ormai non c'è giorno in cui non si leggano notizie di violenze sulla donna. Ogni tanto spererei che qualche donna ammazzasse qualche marito, ma questo non succede, è molto raro. Capita, a volte capita, ecco. Quindi hai altre domande, Rosario? No, per il momento no. Benissimo. Continuate tranquilli, poi se mi dovesse venire una domanda mi introduco. Ben volentieri, Rosario. Io quindi, ormai le mie domande stanno cominciando a scarseggiare. Parliamo di Bologna, della moschea di Bologna. Io andavo a trovare l'amico, queste sono annotazioni personali, ma comunque il problema delle moschee, della costruzione di moschee in Italia è così un problema generale. Andavo a trovare l'amico carissimo e maestro, perché ho imparato tante cose da lui. Sono sempre stato trattato magnificamente come cristiano all'interno della moschea. Poi credo che quella di via Massarenti sia stata chiusa. Adesso qual è la realtà bolognese della moschea? La moschea di via Pallavicini. Ho capito. La moschea di via Pallavicini 13
che diciamo all'uscita, mi sembra la 11, la stessa uscita di via Massarenti, l'uscita 11 della tangenziale, e poi proseguendo un pochino si arriva a via del Due Madonne, oppure passando da via delle Due Madonne, Certo, sì. E poi si arriva subito lì alla moschea di via Pallavicenti. responsabili sono italiani. Responsabili attualmente sono due, un fratello di origine palestinese, giordana, e un giovane di seconda generazione che noi riteniamo assolutamente italiano, anche se di origine marocchina, un ragazzo in gamba, Yassin Lafram, che fa parte anche della direzione nazionale dell'UCOI. Quindi qui si è un po' sistemato e così un po' genericamente in tutta Italia c'è questo divieto, se non parliamo poi della zona del nord-est o quella legata alla Lega che crea continuamente dei problemi, ma purtroppo è il loro lavoro creare dei problemi. Mi dispiace che non siamo riusciti a collegarci con Giovanni Caccamo, chiamiamo Gianni, ma è Giovanni Caccamo, che era molto interessato a conoscerti, a fare domande, casomai vedremo in una prossima trasmissione. Ecco, a proposito di trasmissioni, volevo chiederti se web radio o radio italiane trasmettono programmi fatti da islamici, cioè sull'Islam e fatti da islamici. Ma ogni tanto sì, ci sono alcune realtà locali che interagiscono con delle radio web, e poi in particolare la radio di Milano, Radio Diritto Zero, quella animata dall'avvocato Bauccio a Milano, che anche durante Ramadan fa anche l'adhan della preghiera della rottura del digiuno. Insomma, ci sono diverse esperimenti. Abbiamo un progetto che è pronto da tempo, però purtroppo di una radio nazionale, però ci vogliono tanti soldi, come ben sapete, Immagino. e non ce li abbiamo. Arriveranno, se Dio lo vuole, se Allah lo vuole, arriveranno. Sono appena stato in un, come ti dicevo, Hamza, sono appena stato in un paese musulmano, in Turchia, che era un mio sogno da quando ero ragazzo. Finalmente sono riuscito a realizzarlo, anche se siamo stati via in mia moglie appena 4 giorni. Sono rimasto entusiasta per il grado di civiltà e di bellezza della città. I luoghi mi ha colpito, e questo lo sapevo, è la Moschea Blu, che era proprio quella che infatti mio figlio, che ormai ha girato praticamente tutto il mondo, mi portò un simbolino della Moschea Blu, ma questa volta l'ho vista dal vero. E mi ha colpito che all'entrata della Moschea Blu la storia della moschea è stata scritta in un cartellone anche in italiano. Non mi immaginavo questo, ma ho anche trovato tantissime persone che parlavano, baristi, ristoratori, eccetera, che parlavano italiano, e addirittura molti erano vissuti in Italia. Una nazione che ha dei grossi problemi, infatti ci fu anche, mentre eravamo lì, un corteo di protesta. E ci puoi dare un'idea di quello che sta succedendo in Turchia? La Turchia è rimasto l'unico, forse non l'unico, ma uno dei pochissimi paesi musulmani sunniti che non è ancora invaso, bombardato, boicottato, però sta subendo un tentativo di destabilizzazione molto forte. La Turchia è un paese forte, organizzato, strutturato, con uno degli eserciti più forti del mondo. E quindi il fatto che in Turchia ci sia un governo retto da musulmani, praticanti, seppur molto equilibrati e moderati a mio avviso, eccetera, non piace a molti, per cui c'è un tentativo forte di destabilizzazione.
Noi ci auguriamo che il popolo turco sappia reagire a tutto questo, perché sarebbe, se anche la Turchia crollasse, come sono crollati l'Iran, l'Iraq, la Siria, la Libia, sotto governi assolutamente dittatoriali come l'Egitto, ecco, sarebbe veramente un grosso problema per tutti quanti, non soltanto per loro. Io sono rimasto colpito dalla bellezza e dell'accuratezza con cui tengono la città. Chilometri di tulipani abbiamo visto, dei parchi sia in riva al mare sia all'interno, curatissimi, con giochi, addirittura con percorsi atletici, con macchine tipo quelle che si trovano in palestra. Proprio veramente io e mia moglie siamo rimasti, il Gran Bazar, che è centinaia di metri di oro che uno si cava gli occhi a passare da lì, che è una cosa impressionante, con dei prezzi anche, abbiamo comprato il famoso occhio turco, che poi ho rivisto sulle ci sono delle vecchie, delle antiche colonne rimaste lungo la via principale, credo che siano di Giustiniano, no? Correggimi, Hans. Non lo so, sinceramente, però. E riportano nella loro struttura di queste colonne l'occhio, il disegno dell'occhio che viene venduto quasi in tutti i negozi. E poi ho avuto anche, come ti dicevo quando ci siamo sentiti al telefono, il piacere di essere svegliato dal muezzin, che è una cosa dolcissima, veramente. Erano le 5 e un quarto del mattino e è stata una sensazione molto bella per questo invito, che purtroppo non ho capito nulla, però mi ha veramente commosso e fatto piacere. Spero di tornarci con più calma quest'altro anno, visitare altri paesi sempre di realtà islamica, anche perché mia moglie è moldava e quindi della Bessarabia, è la famosa striscia che conquistarono i musulmani, perché in Italia, correggimi sempre Hamza se sbaglio, perché in Europa si pensa che l'invasione turca fosse stata bloccata dai crociati in Spagna, mentre quello era solamente un bluff, un gioco al bluff, mentre la vera invasione è partita dagli ottomani su verso la Romania, verso la Moldavia, fino ad arrivare in Germania, se non erro. Sì, sì, occhio e croce. Sì. È stato proprio così, una presa in giro, e pensare che la Spagna è ricchissima di vestigia. Sono delle narrazioni, capito? Sono narrazioni che stravolgono completamente il senso delle cose, poi la gente è convinta che sia andata così. Esatto. Lo storico serio, che poi non viene letto da quasi nessuno, ripristina la verità dei fatti. È vero, è vero. E così sarà anche per noi. Tra 20 anni la gente capirà cosa sta succedendo, cosa è successo nel 2015, 2014, 2016, ma ormai il danno sarà stato fatto. Speriamo che possa essere il minore possibile, di poterlo aggiustare quanto prima. Non so se ti sia capitato di vedere un film comico, 2061, con Battantuono e tanti altri attori, in cui si prospetta una spedizione simile a quella di Garibaldi, in cui tutto il meridione è in mano all'Islam, il Vaticano ha ripreso i suoi possedimenti e Firenze è in mano ai suoi potenti padroni, è stata tirata una muraglia sul Po e sopra la Lega.
Speriamo che non ci sia questa... Che incubo! Questo incubo! Che incubo! Tutto. È un film che ogni tanto rifanno in televisione, abbastanza divertente, e che proprio prospetta questo ritorno alle origini, ecco, della nostra Italia. Sono le 23.00, caro Rosario, tu sei il Deus ex machina, sì, della situazione. Facciamo il finale e poi dopo, se ci sono altre domande, se no con i saluti andiamo con la sigla finale. Se AMSA vuol dire qualche cosa, ecco, parlare insomma dei siti, cioè parlare insomma, far conoscere un appello di ordine etico, si dice che la sicurezza, alla sicurezza si può sacrificare qualche diritto. Ebbene, chi sacrifica i suoi diritti a una speranza di sicurezza non avrà né la sicurezza e avrà perso i diritti. Perfettamente. E in questo senso credo che, siccome i diritti, come la libertà, come la pace, sono beni indivisibili, non ci potrà mai essere vera pace se non sarà per tutti, non ci sarà mai, potrebbe essere mai vero benessere se non sarà per tutti. La povertà va sconfitta, insieme con la povertà va sconfitta, si sconfiggerà la miseria, e forse potremmo lasciare ai nostri figli un mondo un po' migliore di quello che, in cui viviamo adesso, che è sicuramente molto peggiorato rispetto a quello in cui noi avevamo la loro età, eravamo bambini, e questa sarà una responsabilità grande che ci porteremo come generazioni che hanno vissuto questi ultimi 40-50 anni. Parole sante, veramente fondamentali. Io vorrei fare un attimo una pubblicità all'amico Hamza e a tutti quelli che sono curiosi e hanno curiosità da risolvere. Hamza è un editore, quindi con una, è scrittore con una grossa produzione, e con, tratta tutti gli argomenti, non solo dell'Islam, ma anche il rapporto tra l'Islam e i cristiani, quindi una cosa molto importante da conoscere. Ma io ancora di più vorrei che quelle persone che hanno quel germe in mente della curiosità comprino il Corano, non perché vogliano, debbano diventare musulmani, quello non è nelle nostre intenzioni, non sappiamo domani cosa succederà, ma proprio per conoscere in prima persona l'Islam e la sua realtà, che non è poi questi terribili ISIS, non è il fondamentalismo, non è questi aspetti negativi che tanto ci spaventano. Darei la parola al nostro ospite, cioè colui che ci ospita, Rosario, per il finale. Bene, voglio ringraziare Hamza perché almeno ci ha illuminato qualche cosa che, per quanto mi riguarda, non sapevo. Io mi ero sempre informato attraverso i media nazionali, quindi almeno adesso so qualcosa in più e quindi posso ragionare un po' meglio con la mia testa. Ed è quello che dico anche a chi ci ascolta, perché lo spirito, Alfredo, te lo sai bene, del nostro network è quello di risvegliare le coscienze delle persone, perché devono incominciare a ragionare con la propria testa, devono informarsi dappertutto, e poi dopo ragionano e decidono loro cosa fare, cosa è meglio per loro. Quindi certo. Per questo sai benissimo, Alfredo, che mi sono avvicinato al cristianesimo tanti e tanti anni fa, perché da ateo ho incominciato a studiare la Bibbia e poi piano piano sono andato avanti, no, Alfredo? Quindi, perché è la curiosità che mi ha spinto, perché io pensavo all'epoca, se io per combattere il mio nemico devo conoscerlo, no? Dicevo. Questo è importante. E quindi, però poi alla fine ho scoperto che non era il mio nemico, insomma. Grazie a te, sono contento. Bene, diamo appuntamento a tutti quanti alla prossima puntata, martedì prossimo. Alfredo, vuoi fare tu l'annuncio per martedì prossimo? Niente, ci ritroveremo, non so di che cosa parleremo, e questo è il bello della diretta,
E comunque, come dicevo prima, i nostri amici, i mulini a vento, sono talmente tanti che c'è solo l'imbarazzo della scelta. E come Don Chisciotte sono un visionario, e purtroppo le visioni che ho non sono molto positive e non sono molto rassicuranti, quindi vedremo che cosa succederà. Quindi a martedì prossimo, al solito alle 22, dalle 22 alle 23. Se troveremo un nuovo ospite lo inviteremo, se Hamza Piccardo vorrà partecipare in questo nostro excursus sui problemi dell'Italia, non solo dell'Italia, sarà sempre ben accetto. Certo. Bene, okay. Hamza. Buona serata, grazie a voi. Grazie a te. Un caro saluto a tutti e alla Ciao. Prossima. Alla. Where'd you be?